Ogni volta che si pone il dubbio di quale sia il trattore migliore del mondo, finisce con queste scene? Ti serve quindi un sistema oggettivo per dirimere ogni dubbio ed evitare inutili spargimenti di sangue? Bene, oggi vi parlo di un premio internazionale che fa proprio al caso vostro e dei suoi recentissimamente annunciati vincitori. Restate collegati. Domenica scorsa, 9 novembre 2025, durante la prima giornata di Agritecnica, si è tenuta la cerimonia di premiazione del Tractor of the Year, un premio internazionale ed indipendente di carattere giornalistico al quale partecipano tutti i principali produttori di macchine agricole presenti sul mercato europeo. Per dirimere ogni dubbio ed evitare inutili scazzottate, sappiate che le regole che normano questo premio sono pubbliche e trasparenti. Le trovate sul sito tractorofthear.com e sempre su quel sito ci sono un sacco di altre informazioni utili, tra cui i membri della giuria. I mezzi in gara vengono infatti valutati da una giuria internazionale composta da 26 giornalisti provenienti dalle principali testate specializzate europee ed ognuno da un paese diverso. Ecco, fatta eccezione per la Francia, che sono in due e ce l'accogliamo. Ad oggi il premio prevede 6 categorie e per decretare i vincitori di ognuna i lavori iniziano ancora a giugno con l'evento Let the Challenge Begin, nel quale tutti i costruttori presentano i mezzi candidati ad ogni categoria del premio. Di lì in avanti il compito della giuria sarà quello di decretare le liste dei finalisti e poi testare questi trattori in campo tra i mesi di settembre ed ottobre, fino ad arrivare al culmine di tutto il lavoro, e cioè alla premiazione, che avviene solitamente ad inizio novembre e a sedi alterne tra l'Agritecnica di Hannover e l'EIMA di Bologna. Come anticipato, quest'anno ci troviamo nella sede tedesca, quindi vediamo i risultati. Weine Schnitzel. Partiamo dal premio Toti High Power, rivolto ai trattori al di sopra dei 300 cavalli per enfatizzare il loro ruolo nell'agricoltura moderna. Essi infatti migliorano la produttività, la sostenibilità e l'efficienza di tutta la filiera. The winner of Tractor of the Year 2026 is Class Action Mind. Oh my God. Il nuovo nato di Casa Class monta un motore 6 cilindri 8.7 litri compatibile con HVO, accoppiato a una trasmissione continua ZF. Anche l'impianto idraulico è di tutto rispetto, con portata fino ai 370 litri al minuto. Ed oltre a ciò ci si mettono le funzioni intelligenti, tra cui CEMOS Dynamic Auto Drop per la regolazione del carico sul motore, Cebis Connect per il monitoraggio e la diagnostica da remoto ed Auto Stretch Brake, un sistema di sicurezza per i trasferimenti stradali che evita le spinte del rimorchio sul trattore. La decisione della giuria arriva grazie all'equilibrio tra potenza, capacità idraulica e gestione intelligente delle prestazioni. Spostandoci in giù di potenza, nella fascia 150-260 cavalli, troviamo il premio Toti Mid Power, volto ad evidenziare i trattori più bilanciati in termini di potenza, versatilità ed efficienza. The winner is Fendt 516 Vario. Parliamo di un trattore compatto ma potente, con una potenza di 168 cavalli e la classica trasmissione continua Vario, che permette il funzionamento a basso numero di giri, secondo il concetto Fendt ID. Il sistema idraulico fornisce fino a 155 litri minuto e la cabina può avere una sospensione pneumatica opzionale. Riceve il premio giocando in casa e grazie all'equilibrio tra comfort e versatilità, che lo rendono un riferimento per la fascia di potenza media. I trattori aziendali sono invece una categoria a sé, nella quale i punti focali sono la maneggevolezza e l'efficienza nell'uso del carburante. La categoria si chiama Toti Utility e comprende trattori con motori a 4 cilindri tra 70 e 150 cavalli e peso operativo massimo di 100 quintali.
Okay, ladies and gentlemen, the winner of Tractor of the Year 2026 for the category utility is, in the language of the winner, Sanon Wein Unitelut Valtra. Con un volo diretto dalla Finlandia raggiunge la vetta dell'ambito premio grazie alla sua trasmissione, anche in questo caso a variazione continua, e dalla versatilità che gli permette di adattarsi ai lavori più disparati. A questo si aggiunge l'interfaccia Smart Touch per il controllo delle funzioni Smart Farming, come il controllo delle sezioni e l'applicazione a dose variabile. La giuria ha apprezzato la versatilità, le integrazioni tecnologiche e la facilità d'uso di tutto il sistema trattore. Fino ad ora abbiamo parlato di agricoltura convenzionale, ma i trattori sempre di più si avventurano in posti particolari, su per i monti, tra le serre, in mezzo ai filari strettissimi, e per questo è stato introdotto il premio Toti Specialized, dedicato ai trattori studiati per lavorazioni in frutteto, vigneto e montagna. Ladies and gentlemen, the winner of the Tractor of the Year 2026 for the category specialized is New Holland T4 120F. Ancora variazione continua anche per questo specializzato Made in New Holland, che porta in dote la connettività PLM Intelligence per la diagnostica remota e gli aggiornamenti a distanza. Oltre a ciò troviamo la guida satellitare IntelliSteer RTK, la svolta automatica a fine filare e la sterzata a sensibilità variabile, accompagnati da tre telecamere e dalla ventola reversibile per il raffreddamento. Insomma, un mix tra tecnologie di alto livello e design compatto che hanno convinto la giuria, che lo premia come miglior trattore specializzato del 2026. Ma non solo trattori, sempre di più i temi dell'efficienza nelle lavorazioni e la mancanza di manodopera si fanno largo nel settore. È stata quindi creata una categoria specifica per i robot agricoli, ma con alcune limitazioni. Per rientrare tra i finalisti del premio Totibot, i mezzi devono avere un attacco a tre punti tradizionale ed un sistema di trasferimento della potenza agli attrezzi mediante PTO o attacco elettrico. La cabina deve essere assente e devono essere presenti sul mercato europeo con un livello di technical readiness minimo di 8, vale a dire che il prodotto deve essere completo e quasi pronto per il mercato di massa. Totibot 2026 is AgExceed 2.055W3. Stiamo parlando di una piattaforma autonoma col motore Deutz 2.9 litri che aziona una catena cinematica elettrica. Come un normale trattore è dotato dell'impianto idraulico, che arriva a 85 litri al minuto, e del sollevatore posteriore con portata di 25 quintali. La presa di forza è invece elettrica, mentre la sicurezza è garantita da LiDAR, telecamere, GPS e sensori tattili. La giuria ha apprezzato inoltre la prontezza commerciale del mezzo, che potrà portare ad un'agricoltura autonoma su larga scala. Chiudiamo con un premio senza candidature dirette, cioè Toti Sustainable, riconoscimento per il quale concorrono 5 trattori tra i finalisti di tutte le categorie, valutati secondo le tecnologie applicate per ridurre i consumi, le emissioni e l'impatto sull'ambiente e sulla salute del suolo. Non necessariamente questo premio riguarda mezzi a powertrain alternativo, elettrici, metano, eccetera, eccetera, ma valuta i concorrenti a 360 gradi per quanto riguarda la sostenibilità di prodotto e di processo a tutto tondo. Ladies and gentlemen, the winner of Sustainable Toti 2026 is JCB Fast Track 6300. Yeah.
Per la prima volta con motore FPT accoppiato a una trasmissione ZF a variazione continua con controllo intelligente, porta bassi consumi ed emissioni, accoppiati ad un forte rispetto per il suolo, grazie al sistema di gonfiaggio centralizzato degli pneumatici e alle innumerevoli modalità di sterzo. Tecnologicamente parlando, troviamo poi il sistema di controllo Icon con ISOBUS GPS e telemetria JCB Live Link per supportare l'efficienza basandosi sui dati. Questi accorgimenti verso una innovazione sostenibile hanno convinto la giuria, determinando la vittoria del trattore britannico in questa categoria. Ecco, niente, spero di aver risposto alla domanda e di avervi fatto evitare con questo video delle risse con i vostri amici per decretare il trattore migliore. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dei vincitori di quest'anno e quali erano le vostre aspettative. E niente, lasciate un like e dei punti hype che ci aiuteranno per rilanciare un po' l'algoritmo visto il ritorno delle pubblicazioni su questo canale. Mi fido di voi. E noi ci vediamo prossimamente con nuovi video.